Siamo all'esterno del porto di Bari, alle mie spalle i silos granari, quelli che si colorano e si illuminano in occasione di eventi particolari. Stavolta i timori sono legati per intero al loro contenuto, perché il prezzo del grano nelle ultime ore è salito fino a toccare il prezzo massimo da 14 anni a questa parte, perché nelle scorse ore è arrivato l'allarme di alcune associazioni di categoria del comparto agricolo. Il timore è che gli effetti del conflitto internazionale possano portare all'interruzione di forniture di grano tenero, quello per il pane, per i dolci, di mais. Numeri alla mano fanno sapere dalle associazioni di categoria: si importa il 64% del fabbisogno di grano per pane e biscotti, il 53% di mais per l'alimentazione del bestiame. E così, dopo le immagini degli scorsi giorni delle navi costrette a ripartire per il blocco dei trasporti e l'impossibilità di scaricarle, i rincari rischiano di mettere in ginocchio gli allevatori già alle prese con il caro energia. Una bilancia commerciale che vede la Puglia, almeno nei primi 9 mesi del 2021, aver esportato nei territori colpiti beni per 11 milioni e averne importati per oltre 150. Si tratta in gran parte proprio di prodotti legati al comparto agricolo.